Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleare, eccoci qui di nuovo con Tidal Wave, il DLC di Gas Station Simulator, pronti a partire subito, andiamo signori, oggi che dobbiamo fare un sacco di cose, dobbiamo fatturare, dobbiamo fare soldi, dobbiamo ah, questo è tutto, ma guarda sto poraccio, allora aspetta, non mi ricordo se ho ordinato qualcosa o meno. Comunque stiamo facendo cose, signori. Stiamo facendo cose, stiamo continuando a dar della benzina ai nostri assetati motori. Stiamo iniziando anche a riparare auto, visto che quelli sono i nostri prossimi obiettivi. Tac, arrivederla. Stato del carburante basso. Sai che non mi ricordo se l'ho ordinato, perché stanno arrivando delle barche. Non ne ho la più pallida idea. Non lo so, aspettiamo che arrivino quei soggettoni e poi capiamo che cosa abbiamo ordinato. Voi mi raccomando, ordinate un bel like, una condivisione e un commentino per supportare questi video. Mi raccomando, signori. Allora, signor, tu che hai combinato a sta macchina? Niente, è nuova. Ah, ok, no, dovevo ricliccare un'altra volta. Va bene, ha sfondato la gomma e ci siamo. Ricordiamo che adesso per livellare, diciamo per sbloccare il prossimo appuntamento, dobbiamo riparare altre 7 auto. E al momento la nostra assistente è in pausa. Allora questa scarciate portiere. Aspetta un attimo. Questa qua che costa, eh? Questa costa. Dov'è che l'ha graffiata qua? Ok. Lo specchietto non l'hai rotto, brava. Non so come tu abbia fatto a spaccare la portiera, ma non lo specchietto. Ma per noi va bene. Ammazza. No, questo è vandalismo, eh. Paga l'assicurazione? Fammi sapere. $170, vabbè, onesto. Allora, mettiamoci questo. Pure questi si buttano. Ma no, io questi ce li lascio. Allora, intanto buttiamo un po' di robetta. Sono arrivati. Allora, fuel delivery. Ok, l'avevo ordinato il la benza. Qua avevamo rimpinguato le casse del... No, aia. Spero di averli ordinati. Non ne ho la più pallida idea. Allora, quindi sicuramente dobbiamo ordinare... lo so, dovete avere un attimo di pazienza, perché qua è un fottuto casino. La benzina non ne sto prendendo proprio una vagonata che ci costa un occhio della testa, quindi non è il momento di fare spese pazze. Comunque, proseguiamo, come detto, con la nostra... Io ho attenuato un pochino quello che era l'ira del nostro Vulca. Va bene, grande. Allora, c'è un'altra la pompa di... Adesso arrivo subito, che la signorina sta in pausa. Quando mai... E dai. Niente, devo mettere più vicino perché... posto. Allora, aspetta che c'è una delivery al magazzino, ma ci andiamo dopo. Che ore sono? È 1:30 di notte, quindi prima che arriva la signora qua in cassa dobbiamo darci da fare noi. Abbiamo $1200, va bene, stiamo iniziando a carburare un pochino lato economico, per quanto poi è un attimo a rispendere tutto come se non ci fosse un domani. Dai, dai, dai. Aia. Signori, un attimo. Dov'è lo squalo? Eccolo là. No, dove cazzo vado? Aspettate, devo comprare il cannone. Policeman, se mi dà un attimo, torno subito. Vado un attimo a prendere a cannonate lo squalo, che se no mi mangia i surfisti e poi qua la reputazione potrebbe risentirne. Ma giusto una punta, Allora, vediamo come funziona. Eccolo qua. Allora, LMB.
Va bene. Oh, merda. No, pensavo di poter cliccare. Dov'è? Eccolo là. Ma non posso manco mirare, non obierò mai. Ok, è morto un nostro. Ok, no vabbè, iniziamo a far pratica con questo. Vabbè, niente, c'è morto un cliente. Vabbè, capita, se tu vai in questi posti ci devi mettere in conto che vai ma puoi non tornare. Poi la sirena noi ce l'abbiamo messa, quindi noi ci abbiamo la coscienza a posto. Più o meno. Spero di aver ordinato anche le tute, le cose qua. Quella sta ancora in pausa, giustamente sono le 3 di notte, però mi sembra sprecato assumere un altro che lavori di notte, no? Poi inizia ad essere un po' troppo pressante la situazione. Aspetta, no vabbè, facciamo lui dai, che sta aspettata da 2 giorni qua. Birra, vinello e vinello. Complimenti, alla guida, la sicurezza prima di tutto, Bravissimo. Arrivederci. E insomma, signori, si lavora alla cremente. Perfetto. Poi andiamo pure allo scuba lì. Allora, cliente in cassa, non ce ne frega niente. Andiamo a vedere prima questo che ha combinato. Ho preso pure dei pezzi per le macchine, no? Spero che tu non abbia fatto... Eccola. Ho finito già i componenti per le auto. Molto bene. Devo dire che sanno guidare qui su quest'isola, Bravi. Per carità, è meglio per noi che fatturiamo, però... Anche meno, Cassato l'altra ruota. Vabbè. Facciamo soldi, quindi insomma, come detto, possiamo stare sereni, ma... Perfetto. Aveva spaccato pure lo specchietto. Allora. Perfetto. Allora, delivery, parti, pneumatici, 10 pneumatici, questo è aumentato, ne prendiamo 3, questo costa sempre una madonna, però ci servono, e vabbè, per il momento ordiniamo questi, poi una cosa alla volta. Poi cercheremo di avere un po' più scorte, magari, ma... Non possiamo neanche inventarci niente qui, Allora, c'è qualcuno alla pompa di benzina che poi andremo anche ad upgradare, così magari avendone 2. Che la benzina è una cosa che, onestamente, tra le tante cose che dobbiamo fare non mi dispiace, perché è una cosa veloce, quindi... O no? Questa è più una rottura di coglioni. Infatti ci ho messa la signorina, peccato che non lavora, ma... Dobbiamo aspettare le 8 di mattina con questi orari comodi. Ok, arrivederci. Subito c'è la signora, eccoci. La signora ha fatto grandi acquisti. Ok, allora fatemi vedere se io ho ancora qualcosa. No, cazzarola da metterci. Perfetto. Sigarette non le comprano. Questo è pieno. Ok, alcolici non ne abbiamo. Altri. Snack. Ok. Bibitine. Perfetto, arrivo subito da lei. Allora, pompa di benzina, cassa. E... Mette benzina, dobbiamo controllare la mail. Ammazza quanta roba che ha comprato questo. Vabbè.
Al momento ci mancano ancora 5 macchine in officina. Una c'è, quindi. Però prima di andarci devo ricaricare la componentistica, se no. Aspetta. Arrivo subito, Datemi un attimino. Oh, la signorina sta pulendo, quindi è partita, mo si rimetterà anche in cassa. Spero. Così almeno oggi ce la svanghiamo la cassa. Allora, oh, comunque ci fermiamo un attimo, A lavorarci. Arrivederci. La mail che c'era arrivata era di Cannone, vabbè, quello che ci aveva detto prima. Allora, pompa di benzina e officina, vai. La signorina sta pulendo, vabbè, perché non c'è nessuno in cassa, quindi va pure bene. Poi mi raccomando, vada in cassa che... Potremmo anche ingrandire il parcheggio, non so se arriva più gente, onestamente. Allora, posiziona tutto. Posiziona tutto. E... posiziona tutto. Qual è il problema? Gomme. Ma che... ma mettono dei chiodi su queste strade isolane? Andiamo, ci sta la signora a lavorare e non arriva nessuno, ma te pare? Ma io non lo so. Ma dimmi te. Eccoci. Che se sta... non mi bloccate la strada, per piacere, eh? Può essere pure che si è bloccata la strada. Anche se di solito si sente... si sentono più clacson. Ok, credo che potrebbe essersi bloccata. Qua stiamo a fare una catasta dei pneumatici. Ma va bene. Basta che pagano. Fatemi capire. Vi siete bloccati? No. No, no, non si sono bloccati. Suonano così per piacere generale. Posso? Aspettiamo. Ok. Cassa, ci sta la signora. Abbiamo 1200 dollari, ok. Possiamo forse... perfetto. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare, signori. Perché o prendiamo pure i giornali. Allora, facciamo che svuotiamo un po' anche i secchi. Do una pulita qua dentro. Ah, pulisci tu? Va bene, grande. Oh, sta cosa del doppio lavoro va bene. Cioè, hanno messo il doppio lavoro, però hanno messo che non possono lavorare sia di giorno che di notte. La partita IVA dà, la partita IVA toglie. Toglie tanto, soprattutto. Vai. Una gomma sola? Bravo, bravissimo. Guarda, ti dico, sei stato molto... accorto, che qua di solito succede ben di peggio. Arrivederla. 50, noi lo paghiamo una trentina, quindi vabbè, un 20 dollari ce li rifacciamo e va bene. Attenzione, c'è il giovanotto con la 126 rossa, bravissimo. Ok. Mo, vediamo un attimino se ci conviene fare qualche upgrade. O fare qualche ordine. Mo vediamo. Fammi vedere come siamo messi. Allora, warehouse. Va bene. E vabbè, potremmo anche... questo lo possiamo migliorare. Che ci sblocca? Non lo sappiamo, però... Tools, va bene. Gli upgrade, qua dobbiamo aspettare di finire le missioni. Questi li abbiamo fatti. Oh, a sto punto mi prendo... questo qua per i giornali. Questi ancora li dobbiamo sbloccare. Facciamo una cosa, compriamoci questo.
Delivery, delivery, delivery. Benzina, quanta ne abbiamo? 89, dobbiamo riprenderla. Poi, giornali. I giornali occupano tanto, quindi non ne prendiamo troppi. Prendo solo quelli che stanno a buon prezzo, sti cazzi. Perché ce ne dà 30 e 30, quindi va bene. Poi, questi in magazzino ce ne abbiamo 5. Magari una la prendiamo. Questo 2. 4 li prendiamo. Gelati. Uno di questo e uno di questo. Sigarette non le compra. Non so che sigarette, secondo me si è buggato qualcosa. Allora, questi ce li abbiamo. Facciamo una cosa, prendiamo un po' di più di quelli in offerta. Questi ce ne abbiamo parecchi in realtà. Però, vabbè, eccolici pure. Però questi stanno in offerta. Sta tutto in offerta qua. Allora, qua spendiamo 600 e arriviamo a 428 di spazio. Prendimi un altro po' di patatine. Whisky e birretta, dai. Vai. Allora, intanto qua consumiamo un po' di robetta. Vediamo il tipo che ha combinato. Dai, che macchine ce ne mancano solo 3 e poi si parte con l'upgrade. Che hai fatto tu? Hai sfonnato un sacco di cose. 2 ruote, la portiera e lo specchietto. Allora, vai di specchietto. Allora, la portiera. Aspetta che queste le dobbiamo via precise. Ammazza. Ho fatto un macello. Ok. Tra un po' già dobbiamo riprenderli gli pneumatici, eh. Che va bene, perché alla fine questo non... abbiamo abbastanza margine, diciamo così, su questo. Di tutto sommato può andar bene come cosa. È solo il fatto che comunque l'acquisto ci costa. Per quanto hai margine, però devi spendere una manicata dei soldi. Mo aspettiamo un pochino e vediamo. Posto. Dov'è la... Ok. Magari io vado a mettere le... Arrivo. Le cose per le attività. Solo quando ci dice che so finite. Se ne frega. Perdiamo qualche secondo, ma... Yeah. Vai, un paio di auto che abbiamo fatto. E si livella, vedi, no equipamentas. Perché ci dobbiamo fare tutta sta strada. Windsurf Rental. Andiamoci a rimettere della componentistica. Arrivo subito. Siamo al giorno 10. Sì. Apparentemente sì. Comunque dai, mo che stiamo ingranando, non... ci sta, ci sta. Si ritorna subito a... al ritmo di attività, dobbiamo dirlo. Allora, passo qua per andare a scaricare un po' di cose. E poi andiamo in officina.
Dove comunque dobbiamo già riprendere degli oggetti, perché... prima mi sa che mi conviene... Sì. Mettere gli scaffali e riempire un po' di roba, perché altrimenti non riusciamo ad ordinare le cose per le macchine. Perché comunque, anche se poi le puoi mettere, cioè le metti direttamente là, ma devono sempre passare tramite il magazzino, che adesso effettivamente è pieno. Quindi arrivo, ah no, la signora sta a lavorare ancora. Allora, facciamo che mettiamo questo scaffale dei giornali. Dove lo vuoi mettere? Lo mette qua? E ci metti 10 10 10 10. Per il momento va bene così. Gelati. Ok, questo è pieno. Pieno. Alcol. Metti tutto quello che puoi mettere qua. Gli altri li metti qua. Stuzzichini. Tac. Finiti già? Ok. Tac. Mazza, 36 c'è un po' di quello. Tiene 10, dai. Mi pare eccessivo. Qua che manca? 5, 5, 5. 5. Che sono? Le spazzole ci stanno, dai. Allora, aspetta che allo Scuba Rental attendono componentistica. E poi devo riordinare le cose per l'ufficio. Già almeno gli pneumatici dobbiamo riprendere. Pure questi, un altro po' li dobbiamo prendere. Stiamo sempre a ordinare qua, eh. Vabbè. Arrivo, signor. Allora. Pneumatico e fiancata, dai. Pure la signora. La gomma l'ha bucata, dai. Ok. Poi sarebbe figo anche riuscire a fare... Che era lo... Ah, la portiera. Anche... un po' di variazioni estetiche, ma quelle costano un bel po'. Quelli per attirare anche un po' di gente. Che poi non so se effettivamente attirano gente o è solo una cosa... Tanto per, se lo fai per te, perché poi... Effettivamente non so se arrivi più gente quando... aspetta, signor, che cazzo è? Quando rimetti in ordine e metti le cose estetiche, insomma. Anche per il parcheggio, non so se mettendo più... Oddio, forse quello... aspetta, aspettate voi. Aumentando il parcheggio, magari più macchine si possono fermare contemporaneamente, quindi viene più gente ad acquistare. Quello penso di sì. Però l'upgrade lo faccio... lo famo più avanti. Di giorno, magari, così almeno. Guarda quanta roba ha comprato questo. Spesone. Eppure di roba costosa, perché questi della macchina costi... Oh, vai di giornale. Aspetta, vabbè, me l'ha messo dentro. Adesso sì. Bravo il policeman. Questo evidentemente fa... si sta preparando per il turno di notte. Una bella lavata la macchina e via. Arrivederci, gli occhiali da sole però de notte non lo so, faccia lei. Si sta incazzando. Dai che siamo arrivati pure al coso dell'officina. Mettiamo benzina.
Ok. Aspetta un attimo perché mi devi consegnare un po' di ste cose, purtroppo. Ne abbiamo 9 di questi. Questi pure. Vai. Allora, benzina. Poi dobbiamo andare anche a tranquillizzare il vulcano, cosa che io di solito faccio quando stacchiamo l'episodio, se siamo in una situazione un po' tranquilla. Vai, facciamo al volo questo in cassa. Ok. Arrivederci. Poco. Dobbiamo ripiare pure la benzina. Andiamo qua in officina, vediamo. Eccomi caro, dammi un attimo che stavamo a fago. Quante gomme hai bucato tu? 3. Buono, buono. Potevi farne pure 4, eh. Cioè, se volevi fare proprio il numero, dovevi presentarti con 4 gomme bucate. Sei andato tranquillo. Va bene così. Potevi fare lo splendido con 4 gomme bucate. Saresti stato il best. Scassa pneumatici dell'isola. Ok. No. Pia bene la. Ah, gomma. Scusa. Se mettere 4 stagioni di gomme. Questo. Passa dalle 4 stagioni ai 4 formaggi. Qua vanno bene pure quelle estive. Tanto non credo che arrivi la neve, no? Specchietto, specchietto, specchio, specchio delle mie brame. Chi ha sfonnato? Macinino. Non c'è la rima, ma va bene uguale. Che altro vuoi? Pure la portiera è graffiata, la madonna. Cazzo, buttavi la macchina, facevi prima. Quanti viene a costare sta riparazione? So soldi, eh. Per me va bene che... A noi ci serve. Ok, quanto ci ha dato? Non l'ho visto. Però penso abbastanza, se devo essere onesto. Qua stiamo a fare la raccolta differenziata. Non tanto differenziata in realtà, però. Allora, abbiamo livellato, signori, eh. Cioè, aspetta, mo dobbiamo livellarla per bene la cosa, però. Datemi un attimo che... Portiera fatta. Macchine lavate, auto riparate, la doccia, surfing, scuba, clienti, auto rifornite. Ok, quindi praticamente l'unica cosa che dobbiamo fare è sbloccare l'autolavaggio. Allora, al volo, signora. In cassa moggia ce ne stanno 3, vaffanculo. Volevo fare la signora e me ne andavo. Ok, vai vai, veloce. Arrivederla. Ammazza se compra. Lo stanno a comprare un botto però, eh. Si vedi con gli scaffali più pieni ti fanno... Invogliano gli scaffali pieni. Invogliano a svuotarli. Che va bene perché guadagniamo di più. Però mi rompo un po' i coglioni a... Cazzo. A fare gli ordini. E dai. Sguiscia sto gelato, eh. Ok. Tra un po' dobbiamo andare pure al vulcano che... Si sta iniziando a alterare. Intanto dobbiamo dare pure una pulita qua che si insabbia. Ok, vai subito l'altro. Vai buon uomo. Bravo, giornale. Non lo legge alla guida, eh. Altro giornale. A posto. Allora, già che stiamo qua,
Ok, arrivederci. E poi eventualmente un altro. No, il prossimo dipendente o lo usiamo la notte sempre per la cassa. Cassa e pulizie. E io mi faccio tutte le altre cose, così la cassa non ci sto più dietro. Che è quella che mi dà un po' più fastidio, tra virgolette, un po' più. Qua che avevo preso? Solo i cosi per le macchine? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Allora, un attimo, fammi dare una pulitina pure qua. Poi chiamiamo pure quello che ci viene a svuotare sti cosi che. Qua è pulito. Cioè è pulito tra virgolette. Ok, andiamo in officina. Arrivo, arrivo. Allora, aspetta un attimo che posiziona tutto. Posiziona tutto. E posiziona tutto. Tu che hai combinato? Vediamo. Tre gomme. Ammazza. Anche lui voleva provare il primato. Incredibile. Mo pure macchine. Auto riparate 20. Poi inizia a essere già più impegnativo perché abbiamo un sacco di cose da fare. Però sì, magari mettendone uno pure di notte. Vediamo. Noi abbiamo messo il pagamento automatico della cosa, giusto? In linea teorica sì. Poi possiamo dargli un premio. I premi non so se servono per magari se si stanca durante la giornata, in quel modo continua a lavorare. Sono bei premi, $200 che non glieli darò mai, cioè. Va un po' troppo in là, però. Che altro avevi scassato? Niente? A posto, bravo. Complimenti, hai rotto solo tre ruote. Mi tolgo, eh. Arrivederci. Alla prossima. Preparo le gomme, eh? Preparo le gomme. Dobbiamo assolutamente andare da la Ciuciu Mangiulla. Che si sta incazzando. Dovrei pure riordinare un po' di benza. Vediamo. Comunque sì, le sigarette penso che si siano buggate, eh. Non c'è mai stato un ordine dall'inizio, quindi qualcosa che non quadra c'è, però vabbè. Fanno male, quindi ci può stare. Un attimo. Ok. Ok, aspetta che ce ne sta subito un altro. Che cazzo. Beh, che tra poco viene la tipa a lavorare, eh. Cosa buona e giusta. Facciamo così senza. Ok, benzina qua. Perfetto. Un attimo che la signorina sta arrivando. Officina abbiamo. Aspetta che dovevo vedere pure la benzina, che dovrei riordinarla. Cazzo, non riscende di più di prezzo, eh. Porco due. Allora, andiamo a vedere un attimo gli upgrade, signori, perché possiamo fare a gas station, car wash, additional fuel, va bene.
Implement 3, new shelves, new decoration. Va bene. Vai, 7,50 signori. Si amplia, si amplia. Ok. Vai, vai, questo almeno lo tranquillizziamo. E scuba rental, aspetta. Un attimo, un attimo, un attimo. Questo facciamo direttamente. Aia. No bueno. Ordine. Arrivo, facciamo un ordinino. Allora, delivery. Allora, vediamo qua. Questi ne abbiamo pochi. Snack, stiamo parati. Alcolici, va bene, sigarette non le pigliano. Questo scuba, rischiamo un po', ma... cioè rischiamo nel senso. Questi, oddio, volendo, non so se vogliamo prendere pure questo stai sconto. Così mi sa che riempiamo tutto. Vogliamo già prendere questi? Facciamo un altro ordine per questi. 800, 4 e 22. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poi mettiamo pure... Vai, ordine di bei 1000 dollaroni. Ok, uno. Oppure due ne possiamo comprare. E li mettiamo dove abbiamo spazio. Quindi ce ne va uno. Ah, qua mo l'abbiamo allargato. Aspetta, cazzo. Vabbè, faccio dopo. E niente, ma ha complicato la situazione. Aspettate. Cazzo di casino. Ora dobbiamo rimettere un attimo gli scaffali fatti bene. Oddio, per carità, va bene che ci allarga la cosa, però mi crea un attimo di sguidi nella sistemazione. Devo andare assolutamente in officina, che c'è sta quello che sta aspettando da 2 ore. In realtà da 2 giorni, tipo. Grande, che viene a galla quando ci serve. Perfetto. Cliente in cassa, ci va la signora. No equipment. Ce l'avevamo da parte, mi sa di sì, mi sa di sì, vai. O dobbiamo tirare pure 2 noci di cocco, signori, perché ce la stiamo a rischiare. Metticele tutte quelle che c'hai, che sono ben poche. Facciamo scendere un attimino l'ansia del vulcano. Che poi in realtà l'ansia è la nostra. Il vulcano non è che c'ha l'ansia. Il vulcano si incazza e basta. Merda, è partito il mouse al lancio, al day one c'è partito. Ok, ma possiamo mettere anche un impiegato a lanciare il cocco? Io non credo, però va bene. Ok. Perfetto, l'ultima. A posto. Allora. Forse ci vorrebbe pure uno che fa il meccanico, che... O mette la... però la benzina non so se la mette sia qua che di là, eh. Devo vedere un attimo. Allora.
Poi possiamo anche migliorare i bagni e le docce, però per il momento. Arrivederci. Fatemi capire che ho comprato, che non mi ricordo. Allora, mo rimettiamo bene questi qua, perché abbiamo allargato la situazione, quindi questo me lo puoi mettere. Così, se riesco. Bravissimo. Questo che sono gli snack. Vabbè, mo li possiamo mettere così, poi ne metteremo altri al centro, magari. Questo a sto punto mettimelo, boh, così. Un po' di spazio lo possiamo lasciare. 10. Poi vediamo quanti ne riesce a mettere. Pensavo c'entrasse tutta sta roba. Abbiamo messo tutto. Alcol l'abbiamo fatto. I gelati. Non mi ricordo. Ok. Facciamo così. Perfetto. Da bere. Perfetto. Anche troppi di questi, ma va bene. La signorina sta pulendo. Mi sembra anche una parola grossa. Però questi. Vabbè, questi mettili tutti. 5C, no, basta. Qua mi ci rimetti un po' di spugnette. E poi avevamo comprato questo per il cappellino, che mi puoi mettere. Oddio, questi me li potresti mettere pure vicino alla cassa. Però io te li metto qua, dai. Tanto poi li possiamo. Allora. Tiè. Perfetto. Porca puttana. Quello all'officina sta aspetta veramente da tanto comunque. Che cazzo è successo qua, mannaggia. Aspetta. No, niente. Reset. O reset o se riesco a togliere solo questo. Vai. Bravi. Vabbè, mo devi aspettare. Aspettate. Fate passare. Che cazzo. Arrivo, biondo. Che ho ricomprato le cose io qua. Neanche per il cazzo. Che hai fatto tu, gomma? Vediamo se si sbloccano. Se no tocca resettare. Ok. Ah, già fatto? A posto. No, no, però ce la fanno, dai. Piano piano, sì, è un po' incasinata la situazione, ma ce la dovrebbero fare. Allora, c'è uno che vuole la benza. Abbiamo $1000. In realtà non stiamo proprio paratissimi, quindi per gli upgrade dobbiamo valutare un attimino la situazione. Però qualcosina forse possiamo fare. Anche se la prima cosa che andrei a fare, onestamente, è un altro di questi. Vai. C'è qualcuno sempre per la pulizia e la cassa, livello 3. Cassa livello 2. Distributore livello 3. Vabbè, prendiamo questo che comunque è bravo. In officina pure. Riccardo quindi può fare parecchie cose. Vendita di gelato 4. Ma perché è una cosa in più? Vabbè, assumo lui. Allora facciamo, lui lo assumo. E lo dovrei mettere di giorno. Allora aspetta, facciamo una cosa. Pulizia.
Pagamento automatico e dovrei fare... Ah, quando sta... vabbè, ma non... Vabbè, quando si sta a riposare poi la metto di notte. Oppure la tolgo direttamente qua. Facciamo lei di notte dove c'è, penso, meno gente. Ok. Almeno mo ci sta lui. E buonanotte. Vabbè che questo fa praticamente uno sputo della giornata. Quindi mo ci dobbiamo un attimino regolare. Però almeno quello là potrebbe fare in realtà anche l'officina. Mette la benzina, dovrebbe... Cioè abbastanza bravo, potrebbe fare un po' tutto. Quindi devo riordinare qualcosa pure qua. Però non abbiamo tutti sti gran soldi, eh. Cioè ce li abbiamo, ma li vorrei investire in altro al momento. Però mo vediamo. Mo vediamo. Perché poi se riusciamo a mettere i nostri dipendenti che fanno un po' tutto, sicuramente riusciamo anche a... a lavorare di più. Che qual era l'altro problema? La portiera. Allora vai. Perché anche aumentando questo, che ne so, metti due pompe di benzina, due ponti per l'officina, arrivano più veicoli, più robe, più soldi. Se può fa, se può fa. Mo vediamo un attimo, andiamo a vedere subito. Soprattutto forse qua per la benzina. Magari in altro parcheggio che arriva più gente pure. Però sono comunque una manicata di soldi, eh. Tutto sommato. La signora è venuta perché è notte. Ok, quello sta in pausa e va bene. Però quella sta, credo, un po' stanca. Non lo so, onestamente. Aspetta che quelli che fanno surf non c'hanno l'equipaggiamento. Vulcano si sta incazzando. E che cos'è? Allora. E poi vabbè, la... l'autolavaggio dobbiamo mettere perché ci serve anche quello per livellare. Ci serve anche quello per livellare. Allora, 1100 dollari. Vediamo. Quella è andata in pausa perché era già stanca, che aveva fatto la, la giornata. Vabbè. Vediamo qua. Quant'è? Ok. Allora un attimo, eh. Aspetta un po' perché... Warehouse workshop. Allora questo... non possiamo livellarlo e va bene. Il workshop sì. Me la... No, si è bloccato? Non ho capito. Non lo sta facendo. No. E gas station? No, completa più obiettivi per poter... Ok. Vabbè. E quindi no. Vediamo qua se possiamo fare qualche warehouse, workshop. Ah, forse da qua lo faccio. E scusa, che cazzo me l'ha dato a fare quell'altro? Possiamo cambiare anche l'olio adesso. Vai. Quindi adesso attenzione che dobbiamo ordinare anche l'olio. Questo è felice. Aspetta che... delivery. Parti, prendiamo un po' d'olio. Se abbiamo 12, facciamo così. Questi... questi vanno via come il pane. Come siamo messi? Quanto spendiamo? 8,25 che non abbiamo. E... 7,83. Aspetta un attimo che arrivano due spicci. Ok. Vai. Spendiamo tutto, signori. Tutto. Siamo spendaccioni proprio, eh. Abbiamo 20 dollari. Onesto. Ma
Va così, signore. Sperando che non debba cambiare l'olio questa. Ok, meno male. Quindi due gomme, una portiera e uno specchietto. Check up completo. Tac. Portiera. C'ho pure l'altro da buttare in realtà. Mazza che... Che sgraffiate, signora. Che sgraffiate. Tra poco ci salutiamo, che qua il tempo vola, signori. Quando ci si diverte, il tempo vola. Questa l'avevo lasciata l'altra volta. Tac. Ok. E quell'altro. Ah, un altro specchietto pure. Però. Ok. Allora, certo, mo che si affilano un attimo quelli là della riparazione della cassa. Già che non ci dobbiamo occupare di quello e delle pulizie in linea teorica. Poi dipende dai clienti quanti ne arrivano. Mo c'era quella che era già mezza stanca, quindi... Insomma, però... Aspetta... Ok... Andiamo a fare benza... Dobbiamo già riordinare la benzina, comunque quanti soldi c'ho? $500... Questa è una vitaccia. Arrivo anche lì in magazzino. Datemi un attimo. Ok. Tac. Che avevo preso solo le cose dal meccanico, giusto? Mi sa di sì. Va bene. Allora, siamo tornati a $100. Un attimo che adesso tocca andare un attimo a noi in cassa, che, come detto, quelli si stanno a riposare tutti e due. Che hanno startato ad orari un po' particolari, quando la tipa ormai aveva già fatto praticamente quasi tutta la giornata. Poi, che cazzo? Ah, il cappellino strambo. Un altro cappellino strambo, va bene. Anche i cappellini vanno a ruba. In linea teorica sì, cioè i cappellini se li compravano di frequente, se devo dire la verità. Ok, arrivo. Ah, che cazzo, non so, pensavo fosse già arrivato da un po'. Poi magari alla prossima mettiamo il l'autolavaggio, che dite, eh? E poi nel caso facciamo pian pianino tutti gli altri upgrade. Solo che se mettiamo l'autolavaggio, anche se l'autolavaggio mi sa si poteva mettere direttamente lui in automatico, nel senso, senza una persona che... Quindi nel caso, se si può fare quello... Lo facciamo al volo. Come detto, potendolo mettere in automatico, mi sa che si poteva, quindi. Poi prima o poi faremo anche degli abbellimenti estetici, che erano molto fighi quelli del... No, qua non ci sono. Del gioco base, insomma, di Gas Station. Poi penso che lo saranno anche questi, però costano parecchio. Costano veramente tanto. Allora dovrebbe arrivare... No, essere arrivato già in realtà quello della benzina. Eccoci qua. Andiamo in officina.
e concludiamo la giornata. Una parola, perché tanto qua non ci fermiamo mai, quindi. Ok. Tanto nel mentre che staremo in officina ci uscirà qualche altra cosa. Per completare l'obiettivo dobbiamo mettere la benzina a ben... Dai. 30 barche. Un po' eccessivo per livellare prossimamente. Vabbè. Piano piano. Tu hai spawn... vedi questo... Cambio olio, giusto giusto, è il primo cambio olio che facciamo, si è arrivato nel momento preciso in cui l'abbiamo sbloccato. Le altre cose invece le abbiamo già fatte, sì, quello che va un po' più lento forse è proprio la cosa delle barche. Ma perché non mi fa... Ah, non pure lo specchietto. Penso un po' perché li facciamo attendere, un po' perché non ne abbiamo due di cose di consegna. Devo prendere già l'olio, come funziona? E dove? Ok. Ah, a posto. Me levo, eh? Va bene, va bene. Oh, signori, io direi a questo punto di salutarci qui con questo episodio. Tra poco arriva pure il tipo qui in cassa a lavorare, quindi noi nel caso ce la possiamo pure prendere di festa per quanto riguarda la cassa. Continuiamo a mettere un po' di benzina, poi magari farà pure lui un po' di pulizie e quant'altro. Io nel mentre adesso vado a tranquillizzare un attimino quello che è il nostro buon vulcano, che... è discretamente incazzoso. E va bene, noi ragazzi con Gas Station Simulator e Tidal Wave DLC ci vediamo al prossimo appuntamento. Voi mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra, soprattutto come detto un like e un commentino, signori, a voi non costa nulla, ma è molto importante per supportare la seriozza, i video, il canale e quant'altro. Quindi mi raccomando, fatevi vedere, fatevi sentire, siate presenti e partecipi. Dai ragazzuoli, ci vediamo al prossimo episodio. Saluto a tutti da quel tale Ale.